Bene, bentrovati, sono Anna Cantagallo, siamo qui per questa prima diretta online, del progetto Mente Giovane. Scusate, il bello della diretta è anche quando la linea all'improvviso va via e ci lascia, da soli. Spero di vedervi numerosi qui con me e di sentire anche il tuo parere e di sapere un po' anche da te quello che pensi, quello che ti ha così stimolato il mio intervento questa sera, la mia diretta questa sera. Allora, intanto ti voglio presentare il progetto Mente Giovane. So che sei iscritto oppure che sei curioso e non vorresti sapere se iscriverti o meno a questo progetto. E il progetto si tratta di questo: si tratta di come mantenere una mente giovane, elastica, attiva e flessibile per tutti gli anni della tua vita, quindi indipendentemente dalla tua età. Questo progetto si rivolge ovviamente a tutti, perché tutti siamo interessati ad avere o noi stessi una mente giovane o le persone che ci sono vicine una mente giovane per tutta la vita. Quindi è un progetto che può interessare tutti. Chiaramente interessa più le persone che magari sentono che la loro mente non è più giovane e quindi questo è anche un aspetto molto soggettivo. Chi sente una mente che non è più giovane ed elastica potrebbe aver bisogno di un progetto stimolante che lo porti ad allenarsi e a ritrovare una mente elastica e attiva. In che cosa consiste? Noi avremo delle dirette, avremo dei video online, avremo tantissimo materiale che trovi sulla pagina di Facebook, che trovi sulla nostra pagina online e lavoreremo prevalentemente con i principi delle neuroscienze perché la mente rimanga sempre giovane. Neuroscienze sia a livello cognitivo, quindi funzioni cognitive quali l'attenzione, la memoria, la pianificazione, il linguaggio, ma anche giovane dal punto di vista emotivo, quindi emozionale, comportamentale. Quindi giovane in un corpo ovviamente giovane, quindi parleremo anche di come attivare una fisicità e una corporeità giovane che sia all'altezza appunto di una mente giovane. Quindi lavoreremo in questo senso. Questa sera, questa prima diretta che voglio fare con te, è dedicata a come essere felici e perché soprattutto vogliamo essere felici. Beh, noi sappiamo che la psicologia tradizionale, quindi di vecchio stampo, ci diceva che la psicologia si usa per togliere le persone dal dolore, quindi per portarle via da un stato negativo, diciamo. La psicologia positiva, invece, che è di questi ultimi decenni, che il padre poi della psicologia positiva è il grande ricercatore Seligman, è la psicologia positiva cosa ci dice invece? Che noi dobbiamo, secondo le neuroscienze, tendere ad uno stato di felicità, quindi non un comportamento via da, cioè via dal dolore, bensì verso la felicità. Questo non è sempre semplice, sempre facile, però diciamo la psicologia positiva ci orienta verso una ricerca di uno stato di felicità che non è felicità come diciamo sfrenata frenesia diciamo del piacere, bensì una felicità come serenità, quindi il vivere bene quello che è il momento presente che sto godendo. Inoltre posso dirti che la felicità è sicuramente vantaggiosa perché presenta numerosissimi aspetti che le neuroscienze hanno dimostrato essere vantaggiosi, cioè il nostro cervello rimanendo nello stato di felicità, può veramente aprire nuove vie, nuove sinapsi e usare meglio la sua neuroplasticità, che c'è a tutte le età. Non c'è età che non abbia una buona neuroplasticità, cioè la capacità di mantenere attive le vie cerebrali e comunque di rigenerare anche alcune aree cerebrali. Quindi sia la nostra corteccia che le nostre aree sottocorticali possono beneficiare da uno stato di felicità barra serenità. Quindi, grazie alla neuroplasticità, possiamo veramente dire che la felicità aiuta nell'aprire nuove strade, nuove connessioni. Beh, che poi la felicità sia utile mi pare che sia evidente, perché Accor ci ha descritto, per esempio, quali sono i vantaggi della felicità. Beh, innanzitutto i vantaggi per noi. Cioè, una volta che siamo felici,
siamo sicuramente più attivi nel nostro quotidiano, produciamo di più in ambito lavorativo, abbiamo una migliore memoria, una migliore attenzione, diciamo un po' come quando siamo innamorati, per esempio, se siamo felici e corrisposti, sicuramente la nostra mente lavora perfettamente, abbiamo una creatività incredibile, abbiamo un'energia pazzesca, possiamo dormire meno ore di sonno la notte e però avere un'energia durante il giorno incredibile. Quindi uno stato di felicità ci porta sicuramente a essere più produttivi e più, oltre che più felici. Quindi i vantaggi sono tantissimi. Un altro vantaggio importante è anche per le altre persone, perché una persona felice è un po' come, non so come dire, come virale, no? Cioè contagia la propria felicità alle altre persone e si contorna anche di persone felici e quindi crea un ambiente felice, quindi la felicità è anche ecologicamente utile a tutti, quindi non soltanto alla persona che la sta godendo. È bellissimo stare con persone felici perché ci travolgono dal loro entusiasmo, dalla loro felicità e ci portano veramente in uno stato di maggiore benessere. È un po' contagiosa, appunto, come ti dicevo. Un altro punto importante che ti voglio dire questa sera è che se noi sappiamo che la felicità porta ad una maggiore neuroplasticità, cioè a livello delle connessioni cerebrali, sia a livello corticale che sottocorticale, quello che è molto importante è che la felicità ci porta anche ad avere una mente sicuramente meno rigida, cioè la mente rigida è quella che non porta alla felicità. Qual è una mente rigida, per esempio? La mente rigida è quella che ha delle abitudini che sono sempre quelle, sempre tutti i giorni ripetute, statiche, inamovibili, e spesso sappiamo che le nostre abitudini non sono positive, ma anzi sono abitudini magari viziose o abitudini magari neanche viziose, ma abitudini non virtuose o comunque non utili, ci fanno perdere tempo, quindi di fatto le abitudini potrebbero essere proprio non utili. E quindi un primo segno, diciamo, di avere una buona neuroplasticità e di avere una buona plasticità corticale cerebrale è quello di dimostrare, proprio nella vita di tutti i giorni, per essere felici, di allontanare, abbandonare le abitudini nocive e viziose e portarci verso invece delle abitudini virtuose. O perlomeno provare nuove strade per poi dopo un po' magari cambiarle. Quindi non è detto che anche le abitudini virtuose poi mantenute nel tempo siano sempre virtuose. Quindi avere la capacità anche di uscire dai propri schemi mentali che ci costruiamo a volte e che manteniamo anche per pigrizia. Perché sappiamo che l'abitudine è una via veloce che arriva subito a quel comportamento perché è già stata, diciamo, rodata più volte. E poi è una via che ci costa meno fatica, quindi anche meno faticosa, diciamo, noi siamo un po' pigri a volte. Quindi non solo dobbiamo abbandonare le nostre abitudini vecchie e viziose, ma magari trovare nuove abitudini più virtuose. Un altro punto che volevo così discutere con te è per il raggiungimento della felicità, quindi oltre che diciamo abbandonare le vecchie abitudini viziose, è anche il saper guardare oltre, cioè oltre quello che è il diciamo il momento che stiamo vivendo. La capacità di guardare oltre permette di trovare e di creare nuove vie, la cosiddetta terza via. Cerco di essere più chiara. A volte noi ci prefiggiamo un obiettivo, cerchiamo di andare verso questo obiettivo, quindi voglio quello, ok? Nel passato era questo desiderio perché volevo quello nel passato, però ora ho quest'altro che non è esattamente quello che volevo, però la terza via è vedere nel futuro un'altra possibilità, quindi darmi un'altra possibilità, un'altra, diciamo, strada, una terza via verso un futuro che sia sicuramente meglio del presente. Quindi quello che voglio dirti è che quando c'è qualcosa che non raggiungi, quindi l'obiettivo che avevamo, il sogno che avevamo è ormai passato, oggi ho un altro aspetto che non mi soddisfa, posso benissimo cercare una terza via, una strategia per superare quella che è il non raggiungimento di quell'obiettivo.
In poche parole, quello che voglio dire è che la persona felice è quella che riesce anche a guardare oltre e a dare un significato. Quindi, se l'obiettivo non è stato raggiunto e oggi ho un altro, diciamo, status, posso non solo dare un significato a questo status nuovo, ma posso benissimo anche riformulare il mio obiettivo verso un'altra direzione, quindi scoprire che magari l'obiettivo che non ho raggiunto è meno importante di quello che posso raggiungere ora. Quindi anche questo, il guardare oltre e il cercare una terza via, è sicuramente una strategia di mente elastica e giovane a tutte le età. Viceversa, vedo che col passare dell'età alcune persone cosa fanno? Alcune persone rimangono concentrate sull'obiettivo che non hanno raggiunto, lo rimpiangono e quindi rimangono ancorate al passato senza godere del presente, senza poter riformulare nuovi obiettivi. E quindi la terza via è sicuramente una modalità elastica e creativa godere del presente, ma anche di porsi nuovi obiettivi sempre più interessanti. Così, questi sono alcuni spunti che oggi così ho pensato per te, per questa diretta. Mi piacerebbe anche sapere cosa tu ne pensi. Mi piacerebbe veramente condividere in questa piccola community che stiamo creando anche ricerche scientifiche, autori importanti, però questa sera devo dire abbiamo cominciato intanto in modo soft, in modo da poter intanto aprire la discussione e per poter poi sentire anche il parere di tutti. Vedo che in diretta ci sono numerose persone, mi piacerebbe anche avere almeno un saluto da parte vostra, di avere qualche domanda. Oggi era veramente un primo assaggio, abbiamo detto proprio di fare un quarto d'ora di discussione, di apertura, diciamo, dell'argomentazione e poi di rispondere eventualmente alle vostre domande. Altre cose, dunque guardo un attimo le domande che mi stanno arrivando perché sono qui da quest'altra parte, ok, il bello della diretta come si diceva, esatto, ok, sì, allora mi chiede, sì, mi chiede Antonio, ma tu come fai a essere felice? Allora, se devo dirti io come faccio, diciamo che ogni giorno mi pongo un'attività nuova. Questo, per esempio, mi incuriosisce scoprire che un'attività la faccio in modo diverso, oppure mi pongo un'attività diversa, oppure mi pongo un piccolo obiettivo anche nell'attività fisica che faccio, oppure nella come dire, anche nello studio che svolgo, negli approfondimenti che studio. Quindi ogni giorno mi pongo un argomento nuovo o un obiettivo nuovo o un piccolo passettino in più rispetto a quello che sto facendo. Questo, per esempio, mi dà una grande vitalità, cioè mi fa proprio dire ok, ma io posso veramente scoprire cose che prima non conoscevo, quindi questo Antonio mi aiuta tantissimo. Quindi scoprire che ho delle potenzialità interne che mi aiutano proprio mi incuriosisco sempre di più rispetto alle mie potenzialità. Questo è sicuramente un modo molto, molto chiaro. Poi un altro, io personalmente, per esempio, mi piace conoscere le persone, quindi anche la curiosità, e questo ce lo dicono anche le neuroscienze, cioè maggiormente le persone curiose, le persone che vogliono conoscere gli altri, che escono quindi dal proprio focus interno, ma che guardano gli altri, vogliono scoprire le altre persone, un po' questo anche il mio lavoro me lo porta ovviamente, le persone che vogliono scoprire gli altri, che vogliono entrare in comunicazione vera con gli altri, quindi in ascolto con gli altri, sono le persone più felici.
perché apparentemente, diciamo, assorbiscono un po' il dolore degli altri, in qualche modo anche le sofferenze, le persone che si lamentano, che hanno fastidi, che si lamentano e varia. Però in realtà il fatto di poter ascoltare punti di vista diversi ci incuriosisce e ci fa sicuramente essere più creativi. Quindi l'acquisire nuove informazioni e nuovi punti di vista sicuramente ci aiuta. Quindi anche questo è un aspetto molto importante che ti voglio raccontare. Ecco, vediamo se ci sono altre domande. Ok. Allora. Ok. Altre domande? Sì, allora, mi chiede Maria se quando parlo di uscire dalle abitudini, diciamo, faccio riferimento alla teoria del cammino della minore resistenza. Sì, devo dire che in effetti quando noi abbiamo delle abitudini che continuiamo nel tempo e che teniamo, diciamo, attive perché siamo abituati così, perché ci costa fatica toglierci da queste abitudini, noi stiamo proprio in quello che si chiama cammino della minore resistenza, cioè è definito cammino della minore resistenza quello che attiva delle vie sottocorticali, quindi delle vie che sono più facili, più veloci, più immediate, quasi diciamo meno elaborate dal punto di vista della corteccia razionale e dei circuiti fronto o dorso laterali, quindi i circuiti più anteriori, quelli più sviluppati nella specie umana. Quindi sono circuiti automatici, ok? Quindi l'automatismo sicuramente è un cammino a minore resistenza, si chiama così. Certamente che uscire da questo cammino di minore resistenza per portarci verso nuove vie e nuove strade sicuramente ci porta a impiegare energia, energia fisica, energia mentale, sicuramente, diciamo, costa all'inizio fatica, anche magari incertezza, insicurezza, anche titubanza, anche un certo fastidio emozionale, perché ci dà quella insicurezza che all'inizio può costare fatica. Però è anche vero che è un po' come quando dopo un anno di palestra cambi palestra, le abitudini sono totalmente diverse, non hai il parcheggio nuovo, le persone sono nuove, le strutture nuove, però col tempo scoprirai che in questo nuovo ambiente sicuramente trovi degli aspetti molto nuovi, molto interessanti e molto gratificanti. Quindi all'inizio senti più la fatica, poi di fatto scopri ciò che questo ambiente nuovo ti regala, ti offre. Quindi sì, per rispondere alla domanda di Maria, è vero, si chiama proprio cammino di minore resistenza, come se tu scivolassi via, insomma, potessi scivolare e pattinare velocemente, ecco, nel cammino automatico. Però, come ti dicevo, l'abitudine non va perseverata, cioè l'abitudine viziosa va eliminata con un'abitudine virtuosa, ma anche l'abitudine virtuosa ogni tanto va cambiata. Cioè è bello anche sulle proprie abitudini fare dei piccoli cambiamenti e ogni tanto sfoltire e togliere ciò che non serve, ciò che è inutile, ciò che ci fa perdere tempo, per poi invece sicuramente continuare con le abitudini più virtuose, ma ogni giorno modificate, in modo tale da non abituarci troppo. Questo nell'ambito dell'alimentazione, dell'attività fisica, dell'esercizio cognitivo, dell'esercizio emozionale. Parleremo di esercizi cognitivi, di come noi possiamo tenere una mente allegra e vivace perché allenata e con buona memoria e buona attenzione, quindi con sempre la risposta pronta, con la parola pronta, con la giusta creatività che serve ad ogni età. Quindi sì, anche questo è un aspetto molto utile. Bene, altre domande? Vediamo. Ok.
ricerche scientifiche Aiuto, molto molto aiuto, aiuto. importanti, però questa sera. Io, se non ci sono altre domande, termino il video in diretta, termino la diretta e ti aspetto per le prossime puntate. Ti farò sapere poi online quando ci sono le prossime. Soprattutto, un altro aspetto importante che voglio chiederti è se hai suggerimenti, idee, se hai diciamo proposte di argomenti che vuoi trattare in futuro, che vorresti che trattassimo insieme in futuro, mi fa veramente molto piacere, perché questo vuol dire che riusciamo a costruire un percorso insieme. Potrei anche proprio veramente, sapendo che c'è la diretta, non so, prossimo giovedì, se vogliamo tenere giovedì sera, e tu mi fai delle domande, io posso veramente rispondere alle tue domande e sulla tua domanda, sul tuo argomento ci costruisco la mia diretta. Ovviamente le prossime saranno più lunghe, questo è stato un primo assaggio, un primo modo per conoscerci, per stare insieme ed era anche per poter così presentarti il progetto Mente Giovane. Comunque tu rimani collegato al nostro gruppo su Facebook, vai sulla nostra pagina online. Commenta tutti i post e i video e soprattutto fai proposte, quindi sii propositivo, questo sicuramente ti mantiene una mente giovane, brillante e sicuramente ti permette di anche essere curioso di quello che nel mondo succede perché senti le idee degli altri e le condividi con gli altri. Quindi a presto, alla prossima e buona serata. Ciao.